Ciao, io sono Gian e ti do il benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi cucinerò il risotto con le rane, un piatto di umili origini. Adopererò un riso Carnaroli dell'azienda agricola Berneri, che produce e vende un riso di qualità. Ora seguitemi e restate incollati allo schermo. Vi mostrerò come si cucina un ottimo risotto con le rane. Io ho adoperato un chilo di cosce di rane surgelate. E dopo averle scongelate e sciacquate sotto acqua fredda e corrente, possiamo spolparle levando le ossicine. Separiamo le gambe dalla schiena tagliandole dove si intersica l'osso. Ora dividiamo le nostre coscette di rane lasciando un ossicino attaccato alla coscetta che andremo ad utilizzare per guarnire il nostro piatto. Dopo aver spolpato le nostre cosce di rane e diviso la carne dalle ossicina, useremo le ossicina per preparare il brodo per la cottura del riso. Prepariamo il brodo con le ossa. Aggiungiamo due carote, mezza cipolla e del sedano, oppure i gambi verdi del finocchio. Io in questo caso ho usato i gambi del finocchio. Aggiungiamo 2 litri di acqua, mezzo cucchiaino di sale e portiamo in ebollizione e in cottura. E dopo aver preparato il brodo lo andremo a scolare per poter essere utilizzato per la cottura del risotto. Ora infariniamo le coscette e la carne delle rane spolpate, che andremo successivamente a friggere. Friggiamo le rane dorandole su entrambi i lati e insaporiamole con del sale durante la cottura. Dopo aver cotto le rane, passiamo alla cottura del riso. Tostiamo 300 g di riso Carnaroli. Come vedete, io ho messo il riso senza alcun condimento. Andrò a tostare il riso senza alcun condimento. E dopo aver tostato il riso, lo sfumiamo con dell'ottimo vino bianco. Io in questo caso ho adoperato del Pinot Grigio dell'Oltrepò Pavese. Sfumiamo il riso e quando il vino sarà evaporato
innaffiamo il riso con il brodo, portiamolo a metà cottura e aggiungiamo le rane che abbiamo cotto precedentemente. Quando mancheranno circa 3 minuti a fine cottura, aggiungiamo del prezzemolo fresco. Tempo di cottura totale circa 16 minuti. Per esempio questo riso Carnaroli Bernere di ottima qualità, con 16 minuti di cottura lo portiamo a fine cottura perfetta. Spegniamo il fuoco, aggiungiamo un goccino di brodo e mantechiamo con del burro e una bella spolverata di parmigiano grattugiato. Mantechiamo, dopodiché lasciamo riposare il risotto per 2-3 minuti e poi possiamo servirlo e gustarci questa prelibatezza. Ti ringrazio per aver visto il video e se ti è piaciuta la ricetta mettimi un like e condividi questa video ricetta nel web. Lasciami un commento in descrizione. Io vi saluto e vi aspetto alla mia prossima ricetta. Ciao ciao da Gian!